Il Camionista, un film che tratta anche l'argomento dei clandestini e della storia di un camionista interpretato da Giorgio Tirabassi e di una famiglia. Io e Giorgio abbiamo una figlia, io sono Sara, una donna con il problema della tossicodipendenza e per questo allontanata dal marito come protezione a sua figlia. È la storia di una bambina che viene affidata a Giorgio per un periodo di tempo e in questo periodo di tempo la presenza di questa bambina farà sì che i componenti della famiglia che si erano allontanati si ritrovano. Sara ad un certo punto per la prima volta avrà la forza di proteggere questa bambina, Maisha e Angela, sua figlia. Sono molto felice di aver partecipato a questo progetto, tra l'altro la regia è di Lucio Gaudino, perché credo che portare in TV un tema come quello appunto sia della tossicodipendenza, anche se è un tema più sfiorato rispetto a quello della clandestinità, in un momento come questo, in un momento storico come questo, sia un buon messaggio da mandare a chi segue la televisione, insomma, al pubblico. E il rapporto con Giorgio sul set è stato inizialmente c'era della diffidenza da parte, credo più da parte sua, ma anche un po' da parte mia, perché ci si studia sempre un po' all'inizio, soprattutto se si lavora con colleghi che non si conoscono bene. Ma una volta, dopo insomma 2 o 3 giorni, siamo perfettamente entrati in sintonia perché Giorgio è un gran simpaticone, uno scherzoso sul set e questo crea comunque una bella atmosfera sul set, ma avendo lavorato tanto tanto insieme io e lui come coppia, ha fatto sì che io stessi a mio agio. Le location erano molto povere perché il film è ambientato a Nocera Inferiore, questo è da ricordare, ma era quasi tutto girato il film di notte e nei posti, delle strade, in un paio di case, niente di più. Cos'altro dire? È stato meraviglioso lavorare con le bambine, sono due giovani attrici, a mio dire, straordinarie. A parte il fatto che poi lavorare con i bambini crea sempre un'empatia fortissima, almeno cioè, su di me è così. È stato un film faticoso, che appunto girato quasi sempre tutto di notte, ma soprattutto è stato faticoso per quanto riguarda me calarmi in un personaggio così, così complesso, così drammatico e per questo mi sono documentata tanto, ho letto libri, ho frequentato delle comunità, come è giusto che sia quando si prepara un personaggio di un certo tipo. Mi auguro davvero che questo film abbia i giusti riscontri e i giusti meriti. Grazie.